Allora ragazzi, si va al lavoro. In questi giorni sta un pochino diluviando, diciamo, e non è il massimo, cioè è tranquillo, nel senso non devo stare lì a innaffiare le piante, è quello abbastanza comodo, il basilico tra un po' esploderà e voglio fare, come ben sapete, il pesto, però non il massimo per tutto il resto, magari metto questo zac, come al solito. Usiamo gli sti accessori, sennò non si fa mai un fico secco. Adesso ho una quantità di lavori che mi sono stati proposti a livello video che è allucinante. Io penso di lavorare in media almeno 70, 65-70 ore a settimana. Perché alla fine c'ho il lavoro normale cioè ho il mio lavoro che me ne fa 40. Poi, quando devo lavorare, che alla fine lavoro almeno una volta al weekend, lavoro quelle 5 ore extra, quindi siamo a 45, almeno 5 ore, perché tipo a volte ho dei matrimoni e me ne occupano 12 di ore, ma qua è 12 di più. Vabbè, diciamo 6 ore di media, siamo 46 ore. Bene, da lì ci aggiungi il lunedì, che sono 2 ore e mezza, 3. Quindi 49. Da lì ci aggiungi tutti i video che devo fare per YouTube, che sono per 7, sono almeno 6 ore, perché a volte il video dura di più, a volte di meno. Il sabato 28 mi è stato chiesto di andare a fare dei video tipo a un evento, a una festa, ma insomma, mi devono approvare il budget, visto che stavolta, cosa succede ragazzi? È un controsenso incredibile, perché io quando non voglio andare a fare un video, cosa faccio? Sparo un prezzo altissimo, solo che spesso questo è controproducente, perché loro sparando un prezzo altissimo, il cliente medio pensa, ok, se spara così tanto vuol dire che è un genio, vuol dire che cioè, il lavoro verrà benissimo e quindi lo voglio. E quindi spesso anche quando non voglio lavorare mi tocca andare a lavorare. Fatto sta, il Total 2 viene a trovarmi il mio amico tedesco, quindi è venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì. Lunedì, martedì farà da remoto a casa mia, infatti voglio chiedere di poter fare anch'io da remoto, così sto a fianco e non sta da solo. Anche se penso che torni mio fratello in quei giorni lì, da Mozambico, che lui è ingegnere ambientale, quindi è sempre, insomma, sempre via. Quindi venerdì sicuramente andremo in zona universitaria a fare delle festine, qualcosa, un po' Verona. Sabato, dipende dal tempo, io vorrei andare sul lago e fare un giretto al lago, magari o sul Baldo, in montagna, a Lessinia, insomma da valutare. Poi la sera appunto c'è questo evento qua, dove sparerò un prezzo altissimo e vediamo se me lo accettano o meno. Questo. Poi la settimana dopo, sabato dopo, il 6, ho di giorno. Dalle 9 fino alle 9, no scusa, dalle 10 fino alle 9 un matrimonio e poi finito quello devo andare diretto ad una festa, una mezza festa, cioè, organizzata da degli università, ex universitari che oramai mi chiedono di fare video da 9 anni, sono sempre io lì, sempre io. Quindi anche quella sarà una giornata impegnativa. Per il matrimonio, fortunatamente sono solo primo e unico operatore, quindi non devo fare video, non devo montare. Comunque noi ovviamente ci teniamo aggiornati su tutto, vi porto sempre con me, questa fortunatamente è la mia vita. Ragazzi, lo so, mi perdo via, devo fare il video dove parlo a livello tecnico di quanto guadagno come posizione lavorativa, come data scientist. E che a dire la verità io parlerò del mio lavoro precedente, data scientist, perché adesso il lavoro che faccio è più data engineering e non data science. Data scientist lo diventerò, lo ritornerò a diventarlo l'anno prossimo in teoria perché l'azienda è in forte espansione, quindi in questo momento bisogna settare, diciamo, le basi, il backbone a livello dati e quindi, cioè, ci sono io. Come manovalanza, chiamiamola così, però l'anno prossimo finalmente si potrà andare a fare delle analisi, costruzioni predittive, modelli intelligenza artificiale, che è un pochino il mio pane, e quindi l'entusiasmo andrà a salire e farò quello.
Fatto sta che devo parlare appunto di quanto prendo un data scientist in Italia, almeno la mia esperienza, dove dico il mio percorso di studi, percorso lavorativo, livello di selezione dell'iter, insomma per essere preso da un'azienda, cosa fare, dove puntare, come parlare, tutto questo processo, questo flusso che ti permette di arrivare a posizioni più o meno importanti o comunque secondo le vostre ambizioni. E insomma ci terrei a parlarvene, che secondo me potrebbe essere molto interessante, anche perché volevo fare una rubrica, visto che ora va molto di moda i video, quelli dove si dicono quanto percepisci, quanto guadagna un italiano medio, edizione Bergamo, edizione Milano, ecco, io volevo fare edizione Verona, quindi andavo in giro con Maria. Ho come l'impressione, ragazzi, che la maggior parte degli intervistati non si sentirà proprio a suo agio a dirci il guadagno netto o lordo che sia. Anche stasera qua alla fine a fare dei videozzi, tra una roba e l'altra si è sempre qua impegnati, e ricordiamo che dopo devo andare al sushi, però non lo so, vediamo se riusciamo a fare tutto in tempo. Mamma mia, ecco, tutta l'improvvisata, però siamo qua e c'è una temperatura oltre che perfetta, c'è un sole pazzesco. Vediamo se mi prende, dai, prendimi, ok, mi ha preso. E temperatura perfetta, sole pazzesco e qua il vinello buono. Chiaretto di Bardolino classico. Oh, ok. Com'è, ti sta piacendo per adesso? Molto, molto, molto. Mamma mia, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ora scappiamo al sushi. E che sono 50 km da qua e dovevo essere lì alle 9, arriverò alle 9.26 secondo Google Maps, ma dopo vediamo a che ora arrivo realmente. Miseriaccia, la miseriaccia. Niente, praticamente, ragazzi, mio amico mi ha chiesto se potevo fare altre riprese per fare poi un montaggio finale e un pochino più professional di quello che ho fatto di YouTube, e quindi sono arrivato di corsa, fatemi le cose, adesso si va via. Una vita di corsa, ragazzi, una vita di corsa. E domani si torna al lavoro. Io non scherzavo quando dicevo che lavoro 60-70 ore a settimana, perché veramente mi succedono di quelle cose impreviste. Cioè, oggi mi è stato chiesto alle 2 del pomeriggio se potevo venire qua alle 7, e ogni settimana è così. Ogni settimana c'è 1-2 eventi da fare, da coprire, ecco. Tra l'altro ho conosciuto due ragazze molto molto simpatiche che erano di fronte a me, quindi potevo parlare solo con loro perché eravamo tutti imbragati, e che uno era top perché loro volevano foto, quindi perfetto perché nel video servono, e due erano un potenziale nuovo cliente perché è un'agenzia di comunicazione di Padova e Vicenza, e quindi nel senso un videomaker come me si appresta benissimo alla situazione. E niente, ragazzi, adesso devo superare questo furgoncino e poi si vola. Non ho così fame, ma ho voglia di sushi. Non ho bevuto, ce ne rendiamo conto? Avevo tanto di quel cibo davanti. La ragazza, una di queste due con cui parlavo, era pure vegetariana, cioè non poteva mangiare il pesce. E quindi tutta la cena a base di pesce, non ha mangiato un cazzo, ha mangiato il tortino e ha sgranocchiato qualcosina, ma poca roba. E io ho visto quella roba buttata. Una tristezza allucinante. E vabbè, ragazzi, va così. Devo capire da dove si entra. Penso dall'ingresso di là. Comunque siamo arrivati al sushi, ragazzi, finalmente. Mi è salita un po' di fametta, ho fatto le cose in autostrada, quindi adesso me lo merito un pochino. Niente, signore, alla fine non ho filmato più di tanto, però mi sono dimenticato di chiedere quella salsina, la teriyaki. Si chiama teriyaki, aspetta, quella... che è tipo... di solito. Esatto. Ah. Boh, io ho messo sushi, non lo so, ho sbagliato tutta la vita. Ma è tipo, cioè alla fine è tipo la soia però con lo zucchero. È un po' più densa. No, mi pare che sia. Mi pare che sia. È simile alla soia, non lo so. Boh, vabbè. Cioè in realtà io l'ho mangiata tante volte, ma non sono mai posto il duccio. Niente, non l'ho chiesta, ragazzi. Però c'è una quantità di. Sushi buono. Molto molto buono. L'altro giorno ero lì a Dinner in the Sky con una mia amica e dovevo fare il vlog, quindi avevo la videocamera, stavamo descrivendo la cena e quant'altro.
e per qualche ragione con noi i camerieri erano super carini, ci facevano le foto, poi diceva ti taggo, sei TikToker? Allora dopo quell'altro mi ha chiesto ma fai video così YouTube? E io ho detto sì, però mi vergognavo di dire che verità non è il mio seguito, non è, loro speravano. Ma io ho questa teoria, cioè se tu stai dicendo devo fare un video, è come un lascia passare nella vita, qualsiasi stronzata, qualsiasi la giustifichi, devo fare un video, ah ok, a posto, va bene, tranquillo, veloce. Dai ragazzi, sono già mangiati. Abbiamo, com'è che si chiama? Ah, ok, va. Okay, pensavo qualcosa. Abbiamo un pochino di tartar di salmone con sopra, penso mie, no, boh, salmone. Pasta kataifi, penso sia. Esatto. Vorrei sbagliare, però. Quindi non mi assumo responsabilità. Non sembra il tuo primo rodeo questo, da come ne parli, cioè, sai, tutti... Ho dato il passato, poi ho smesso. Io il primo sushi l'ho assaggiato in America e pensa che là non avevano you can eat. Non esisteva proprio. Ah. Era una sfizza così, una decina di sushi a tipo $15. Buono. Era buono. Non avevo termini di paragone, la prima volta, quindi. Sushi finito e adesso torniamo a casa. Mi sono ingozzato che non avete. No, dai, ingozzato no, ho mangiato, sono soddisfatto. Soddisfatto abbastanza, aspetta che cambio marcia. Soddisfatto abbastanza da riuscire a dormire, perché di solito quando mangio il sushi mi ingozzo una quantità spropositata, sproporzionata, impossibile. Pensate che una volta con Charlotte, la mia amica finlandese, con cui cioè, è venuta a trovarmi un paio d'anni fa qua d'Italia, siamo andati prima a camminare in montagna, 1200 metri di dislivello salire, 1200 per scendere, abbiamo dormito lì, e che succede? Il giorno dopo andiamo al sushi, abbiamo usato così tante calorie per salire con gli zainoni e tutto, che ci siamo fatti in due 90 pezzi di sushi, 90. Lei è una ragazza che pesa 30 kg in meno di me, quindi potete immaginare chi ne ha mangiati di più, chi ne ha mangiati di meno. Fatto sta che quello penso, lì penso di aver raggiunto l'apice di potenza suina. Stavolta no, stavolta molto più tranquillo, più cauto. Cauto, non ti potrei, ero più cauto. Adesso torniamo a casa, sono le 10:30, è stata una giornata bella lunga. Dovrei editare il video di ieri e di oggi, se volessi sentirmi in pace con me stesso. E vediamo, appena arrivo a casa, arriverò tra una mezz'oretta, almeno una mezz'oretta. È il tempo di tornare ragazzi e poi vediamo, capiamo. Io penso che andrò a letto, sono stanco.